Buongiorno, sì, siamo qua riuniti nella sede di Pergine per lanciare questa iniziativa voluta dalla Lega Nord di Trento e poi propagata in tutte le sezioni. Noi partiamo a Pergine con una raccolta di viveri richiesti, ci hanno mandato l'elenco dall'Emilia Romagna, altre sedi della Lega, e porteremo di persona nelle sedi o casa per casa, poi ci diranno là come sono organizzati, e porteremo i viveri che ci hanno richiesto di prima necessità, non deperibili e cose che si possono anche mantenere fuori dal frigo, e porteremo questo. Oltre a questo porteremo il nostro appoggio, la nostra solidarietà a queste persone che stanno subendo e hanno subito questi danni gravissimi e nelle case, nelle attività, e sperando di poter fare cosa gradita con questa cosa. E se poi ci sarà un seguito di magari esigenze più avanti per aiuti materiali e che vedremo di poter creare una squadra e andare giù di persona magari per aiutare a far partire queste piccole aziende che sono la spina dorsale della nostra Italia. Grazie. Se il nostro segretario sì, questa è l'iniziativa che viene dalla sezione di Pergine, che si è messa in contatto con i responsabili emiliani e quindi settimana prossima farà questa donazione di viveri alimentari, che credo possa essere un segnale di solidarietà e di vicinanza della Lega Nord Trentino nei confronti dei terremotati. Questo è un atto fattivo di solidarietà reale. È una bella cosa quando le persone così si stringono attorno a chi si trova in momenti di difficoltà. Allora, una bella cosa è alzarsi la mattina e fare un piccolo sms che porterà direttamente nelle casse della gestione della protezione civile dell'Emilia a 2 euro. Io credo che siano i primi 2 euro che uno può spendere bene la mattina. Questa iniziativa vuol fare un passo ulteriore, agganciata a qualche struttura che dovremmo analizzare, no? Tramite la nostra struttura della Lega in Emilia, in modo da vedere che vada direttamente a buon fine, mirare anche l'intervento. Per cui ci sarà questa raccolta. Io presuppongo che tutta la dirigenza della Lega farà uno sforzo a parte a favore di questa raccolta e che darà un contributo diretto in acquisto di generi, in modo che al di là della spontaneità di quello che si potrà raccogliere ci sia anche qualcosa di un tantino più sostanzioso. Bene. Che si possa andare con un mezzo, e dove si andrà, vedremo dove si andrà a fare questa piccola azione, insomma,